Allora, quello che voi avete visto a Scienze nel trattare la trave, ho cercato di semplificare la cosa per farvi capire meglio, è che avete fatto sempre trattazioni seguendo il principio di San Renato. Cioè, che vuol dire? Trave rettilinea, in cui una delle dimensioni è la lunghezza, era molto più ampia rispetto alle sezioni, vi mettevate in situazione lontano dai punti di applicazione della forza, perché se io sono in questa condizione, con questa forza F di compressione, se mi metto vicino al punto di applicazione non ho la distribuzione uniforme forza diviso l'area che abbiamo visto. Nel punto dove è applicata la forza potrei avere degli effetti diversi e quindi avere una distribuzione con il picco proprio dove c'è la forza che man mano si addolcisce fino ad avere in una sezione opportunamente lontana dal punto di applicazione del carico, che è effettivamente quella lineare che voi conoscete, per cui la sigma è uguale alla forza diviso l'area. Questo a Scienza l'avete visto bene. Il problema della progettazione meccanica è che noi abbiamo a che fare con questo. Questo è un albero di trasmissione. Quest'albero di trasmissione ha variazioni geometriche degli intagli, ha delle cave dove vengono messe le linguette per il collegamento delle trombe dentate, potrebbe avere dei fori con dei bulloni, cioè siamo sempre nella condizione di avere a che fare con una trave, per esempio a sezione circolare in questo caso, ma la sezione varia, ci sono delle variazioni geometriche lungo la trave. Come faccio a tener conto di questo nella progettazione? Per chi ha lavorato, proviene da un istituto tecnico superiore, ha lavorato al tornio, sa che in genere, per esempio, tutti questi spigoli non si fanno mai vivi. Ci sarà un motivo. Il problema è questo. Qui dove ci sono le variazioni geometriche, potrebbero esserci degli effetti di concentrazione delle tensioni. Cioè la tensione nominale non è più, anche nel caso di trazione, non è più questa. Ma potrebbero esserci in qualche punto lì dove c'è la variazione geometrica, anzi ci sono lì dove ci sono le variazioni geometriche, dei picchi di cui bisogna tener conto, perché se io ho dimensionato per esempio il componente a sdervamento e l'ho considerato in questo modo e ciò all'improvviso un picco della variazione geometrica, e lì il componente si rompe perché io non ne ho tenuto conto nella mia progettazione meccanica. Quindi devo capire come tener conto degli effetti di questa variazione geometrica. In generale, quindi, e qui ho riportato alcuni casi che incontreremo più avanti, in generale un componente reale ha una sua forma che prevede variazioni geometriche. Posso avere fori, possono esserci saldature, le cave che avete visto prima, le dentature e le filettature, gli spallamenti che sono quelle variazioni di forma che avete visto sull'albero, le gole, oppure gli accoppiamenti forzati. Sapete cosa sono gli accoppiamenti forzati? Quando prendo due pezzi, uno forato e un, per esempio un perno, e le loro dimensioni sono... fanno sì che io li metto a forzamento, cioè ne scaldo uno, lo infilo dentro, ma dove si raffreddano si tengono per attrito. Ma questo genera delle tensioni superficiali che potrebbero darmi dei problemi. Quindi io devo tener conto di tutte queste problematiche quando vado a progettare un componente. Faccio un esempio semplice. Ho una lastra, questa lastra la sottopongo a trazione. Su questa lastra c'è un foro al centro. Se io mi metto in punti lontani dal foro, la sigma quanto vale la so. La sigma è uguale alla forza diviso l'area. Lì dove c'è il foro sarei portato a pensare che la sigma mi venga, il valore di sigma venga fuori dalla forza diviso l'area, dove l'area è soltanto la piena, ma sia per osservazioni sperimentali, sia per rotture, sia per altre indagini che sono state fatte, quello che si è visto è che non è così.
in prossimità del foro, la sigma non ha più l'andamento lineare. Questo valore qua, vedete questa sigma, è proprio quella nominale, cioè sarebbe carico di trazione diviso l'area, spessore per larghezza. La S sta per spessore, la L per larghezza. In prossimità del foro invece esiste un picco, cioè la sigma è più alta di quella che viene fuori calcolandolo con questa formula. Si dice che questo eccesso di sforzo sia generato da quello che si chiama concentrazione delle tensioni. Questo KT fa sì che la mia, il mio carico massimo sia più alto. Vedete, nella sezione del foro io calcolerei la sigma senza questa, cioè forza diviso spessore per la larghezza, dove la larghezza è la larghezza della piastra meno il buco, perché quello chiaramente è materiale, che non c'è materiale. Quindi questo qui non ci dovrebbe essere nel calcolo nominale. Nel calcolo reale invece, poiché ho questi picchi, quando vado a dimensione del componente e io mi devo mettere nella sezione critica, per me la sezione critica, il punto critico di quel sistema, sono proprio questi due punti. E quindi io la sigma la devo calcolare lì per poterla confrontare col carico di serramento, per esempio, con la mia sigma limite. Per poterla calcolare lì ho bisogno di mettere un coefficiente moltiplicativo davanti alla mia formula, che in genere lo trovate indicato con K, K con T, che è il coefficiente di concentrazione delle tensioni teorico, ed è dato dal rapporto tra il carico massimo e la sigma media che si registra in quella sezione. Che succede a seconda che io abbia un materiale fragile o un materiale duttile? Se io ho un materiale duttile, raggiunto lo snervamento, la sigma, il materiale comincia a plasticizzare, la sigma per un po' non aumenta, ma aumenta la zona in cui cresce lo snervamento, cioè questo picco resta fermo, ma comincia a estendersi in questa direzione, cioè crescono queste, finché tutta questa zona diventa snervata. Siamo in condizione di snervamento generalizzato a questo punto. Per cui poi il componente snerva e io dico che il componente ha rotto, perché magari ho scelto come limite proprio lo snervamento. Quindi sul materiale duttile, aumentando il carico, avrò uno snervamento che mi compare subito su questi due punti e pian piano si estende su tutta l'area. Sul materiale fragile invece non ho lo snervamento generalizzato, ma questo picco cresce sempre di più finché qui e qui mi compaiono, vedete quelle macchiette nere che ho messo, mi compaiono delle cricche, cioè dei difetti, che pian piano propagano e rompono il componente. Quindi l'effetto del KT è molto importante, perché la sovrattensione mi porta a rottura anche a carichi sigma remoti inferiori a quelli di rottura del componente. Cioè la sigma che io posso avere qui e che è quella che io ho applicato è in effetti poi minore a quella che mi dà il picco. Quindi sconoscere l'effetto delle variazioni geometriche sul componente diventa molto importante. Qui sto ribadendo quello che ho detto prima, però volevo farvelo capire con un esempio. Avete fatto fluidodinamica? Quando si restringe un condotto, che succede al fluido, alla pressione del fluido? Si restringe il condotto, aumenta la pressione. E dov'è che aumenta di più? Nei punti dove ci sono le curve, gli angoli. Immaginate questo come un fluido che passa, incontra questo ostacolo,
si allarga qui e si restringe qui. Qui si creano delle linee di flusso più addensate, quindi la pressione aumenta. Forse qui si vede meglio, scusate. Quindi qui si addensano delle linee di flusso. Immaginate lo sforzo come delle linee di flusso. Lì dove c'è la variazione di forma, le linee di sforzo si avvicinano, quindi si crea una sovrattensione di cui bisogna tener conto nella progettazione. Perciò è necessario considerare attentamente questo fattore di concentrazione delle tensioni, perché il componente potrebbe rompere quando io al remoto ho applicato un carico che teoricamente non mi dovrebbe dare uno snaturamento, ma localmente sì, per esempio. Qui forse si vede ancora meglio. Guardate questo esempio, cercate di capire il concetto. Poi tanto queste cose le trovate, basta digitare concentrazione tensione su internet, troverete di tutto e di più. Io ho questa trave, applico un carico F, la sigma nominale abbiamo detto che è a forza diviso area, diviso sezione. Benissimo. Se lo faccio qui, dove la sezione è più grande, perché qui la larghezza è maggiore, la sezione è H per lo spessore. La sigma è questa, l'andamento di sigma. È uniforme su tutta la sezione ed ha un certo valore. Se lo faccio lontano dalla variazione geometrica, qui, ottengo la stessa cosa che ho ottenuto sopra. L'unica differenza è che la sigma è più alta perché la sezione è più piccola, ma è sempre uniforme. Se la vado a fare in questo punto qui, cioè lì dove c'è la variazione di sezione, troverò in realtà che il diagramma di flusso non è questo, non è quello, ma è questo qui. Cioè dove c'ho la variazione di sezione ho delle concentrazioni di tensione. La sigma è più alta di quella nominale che io ho calcolato qui. Questa, qui dentro, lontano dagli intagli, questa è uguale a questa. Ma dove ci sono le variazioni geometriche, questa è molto più alta di questa. Quindi se io ragiono soltanto con la sigma che mi viene fuori da questa forza, potrei dire che il componente non rompe, perché sto trascurando gli effetti geometrici della concentrazione delle tensioni. Chiaro? Ed è un effetto prevalentemente geometrico. Qui è l'esempio del flusso che vi dicevo prima. Qui vale, qui il fluido cerca di fare questa curva e qui si addensano le linee di pressione. Quali sono i componenti che sono soggetti a questo KT? Poi vedremo come calcolare. Innanzitutto vedete la differenza tra questi due. Che cosa è cambiato tra questo disegno e questo disegno? Il raggio di curvatura della variazione geometrica è quello che vi dicevo prima. Quando si lavora al torbido, perché si evita lo spigolamento? Perché più piccolo è il raggio di curvatura, più alto è il KT di cui io devo tener conto, cioè più alta è l'intensificazione delle tensioni. Più dolce è il raggio di curvatura, meno forte è l'intensificazione delle tensioni che io vado a vedere. Qui ci sono una serie di esempi: la variazione dovuta alla ruota dentata, lo spalamento, la cava dove metto la linguetta, la variazione di geometria dell'albero dove va abbattuto il cuscinetto, per esempio, oppure una saldatura, un cordone di saldatura, o dei fori per bulloni o delle filettature. Questi sono tutti i punti che mi creano delle concentrazioni di tensione. Se ragionate, non è sempre valido ovviamente, questa regola del flusso che io vi ho fatto è soltanto per farvi capire, è soltanto un esempio, ma ragionando con questo esempio, vedete che per esempio si possono avere anche effetti schermatura. Cioè il KT in questo caso lo vedo forte sul primo. Sul resto è più o meno identico, perché se rompe rompe qui, perché lì c'è il KT più forte. Quello scherma in parte gli altri. Ci sono dei metodi, se io non voglio perdere tempo nei calcoli, per ammorbidire
questo KT. Vi faccio un esempio: questo è un albero, questo è un cuscinetto, io ho montato il cuscinetto a battuta con un certo raggio di curvatura, qui ho una certa concentrazione di tensioni. Se io faccio una specie di foro qui davanti, in questo modo, per addolcire quello che è il raggio di curvatura, cioè aumentare questo R, le tensioni qui saranno minori, quindi rilasso l'efficacia dell'appoggio del cuscinetto che va in battuta è sempre lo stesso, ma ho addolcito quelle che sono le concentrazioni di tensione qui, o addirittura faccio un foro schermo davanti, prima. Per esempio queste sono delle tecniche per ridurre queste cose. Altro esempio, questo l'abbiamo visto, scusatemi, vediamo come va calcolato questo KT. Perché io finora l'unica cosa che ho detto è che so che lì dove c'è una variazione geometrica c'è una concentrazione di tensioni. Come lo determino? Qui c'è un errore, non è un verbo, è una congiunzione. È un errore italiano. Si può fare un calcolo nominale introducendo una serie di coefficienti correttivi e fortunatamente sono presenti per noi e utilizzeremo dei grafici, quindi per noi per i calcoli l'unica cosa che faremo è individueremo il KT su dei grafici. Si possono fare delle misure sperimentali con strain gauges, metodi ottici, altri metodi, vi farò vedere tra poco. Si possono fare calcoli teorico-analitici, non sempre, ma ci sono, in letteratura si trovano molte pubblicazioni al riguardo, oppure quello che più comunemente si fa adesso, si simula il componente direttamente con un codice di calcolo agli elementi finiti e su quello si possono vedere i punti dove si hanno concentrazioni di tensione. Perché nei codici di calcolo agli elementi finiti, discretizzando il componente in vari elementini, io su ogni singolo elementino vado a vedere qual è lo stato di stanza. Lo vedrete più in là nei vostri corsi. Un esempio classico che trovate diffusamente in letteratura è quello della misura con metodi ottici del KT. Quella è una piastrina con differenti raggi di taglio, non so se riuscite a vederlo bene giù, con differenti raggi di taglio che viene sottoposto a frazione. Qui il raggio di curvatura è molto stretto e va via via addolcendosi. Se guardate le linee scure, quelle di intensificazione delle tensioni, vedete che l'ammasso più grosso ce l'avete in corrispondenza del raggio di intaglio più acuto, tant'è che questo è un KT di 2,65. Man mano che il raggio di curvatura diventa più dolce, arrivate fino ad avere un KT di 1,1, circa 1, dove le linee di sforzo sono più dolci. Forse qui riuscite a vederlo meglio con termocamera. Questa è una biella in funzione, dove ci vedete i colori rossi sono i colori più caricati, il giallo e il rosso sono gli sforzi maggiori. Questo per esempio è un gancio con un anello di tenuta, vedete dove ci sono le curvature maggiori c'è il carico maggiore. Questo è un caso particolare, questa è una cricca, cioè è una rottura del materiale. L'avete vista forse a metallurgia, non so, quando avete fatto la fatica alla legge di Paris, per intenderci. E qui il fatto che questa cricca avanzi quando questa è sottoposta a frazione è dovuto al fatto che questa macchia bianca che vedete, o che state cercando di vedere, forse meglio, è la parte dove c'è l'apice della cricca e dove è lo sforzo maggiore, dove c'è una concentrazione di tensione talmente elevata che rompe l'elemento e fa avanzare quella cricca. Questo è un sistema di misura con termocamera. Poi vi dicevo c'è un esempio di calcolo agli elementi finiti. Questa è una piastra con due intagli sottoposta a frazione. Questa piastra l'ho discretizzata in elementini, la tiro,
dal software mi viene fuori che questi punti, vedete i punti in rosso, sono quelli più caricati, quindi lì c'è un KT. Stessa cosa per queste geometrie, vedete ci sono alcuni punti dove ci sono le variazioni geometriche che io ho le tensioni maggiori, gli sforzi maggiori. Altro esempio classico è questo. Questa è una barra rettangolare con variazione di geometria sottoposta a frazione. E qui è dove ho il KT più alto. Questa invece è sottoposta a flessione. Ancora una volta qui ho il KT più alto. Quindi se io per esempio qui uso per questa la formula del momento flettente, mi devo ricordare che alla sigma che mi viene fuori ci devo moltiplicare un KT per avere la sigma effettiva che agisce qui dentro, dove c'è la maglia rossa, nella sezione critica. Questo è già un esempio un po' più concreto di una gola, di un albero con una gola, sottoposta a trazione. La gola, sia perché è la sezione più piccola, sia perché c'è l'intaglio, è quella più caricata. Se non rompe lì dentro, non rompe da nessuna parte, mi basta fare la verifica lì, ma devo tenere presente che c'è intensificazione delle tensioni. Come faccio a calcolarlo? Fortunatamente in biblioteca nostra c'è un libro che è il Peterson, che ha circa 1000 rotti diagrammi di questo tipo. C'è stato qualcuno che si è preso la briga di diagrammare una serie di condizioni. Questa è la misura ottica che vedete, è stata fatta. Per cui vedete che dove c'è la variazione di sezione c'è l'intensificazione delle tensioni. E questi due casi poi sono stati riportati qui. Se guardate bene, il caso in alto è questo, la piastra sottoposta a trazione, sezione circolare, quindi con due differenti diametri, io ho in ascisse raggio di curvatura diviso diametro più piccolo. In ordinate ho il K che mi serve, le curve sono tutte fatte per differenti rapporti tra di grande e di piccolo. Per cui, per esempio, se ho un rapporto tra raggio di curvatura e diametro piccolo di 0,1 e sto su una curva che ha un rapporto di grande su di piccolo di 1,05, il mio KT è circa 1,43. Ovviamente questi diagrammi, poi vedremo come li usiamo, questo è il riferimento a cui volesse andarsi a rivedere queste cose. Li trovate sia sullo Schiele i diagrammi, sia le misure sul Timoshenko, un altro libro di meccanica dei materiali. Li trovate parametrizzati per ogni tipo di carico. Vedete, il diagramma indica il tipo di carico e il tipo di taglio. Se voi andate a vedere il Peterson, poi facciamo gli esercizi e lo vedremo, trovate, vedete, questo è lo stesso caso precedente, l'unica cosa che è cambiata è il momento flettente. Anche qui, stesso caso precedente, l'unica cosa che è cambiata è il momento torcente invece della trazione del momento flettente. Quello che vedete è che i KT in trazione sono leggermente più alti di quelli in flessione, ma questi qui sono i più bassi, i KT in trazione, rispetto a quelli del momento flettente, del momento e della trazione. Vedete, cambiando geometria, sia per il carico P sia per il momento torcente, cambia il dato. Qui c'è un altro esempio. Qui ci sono altri esempi che trovate sul libro. Trovate online anche dei software, sono gratis alcuni, quindi potete pure scaricare, in cui voi date queste dimensioni, scegliete il tipo di carico e automaticamente vi calcola il KT che dovete considerare. Proviamo a fare questo. Ok, cercherò di scrivere in quest'angolo, sperando che... Allora abbiamo un albero. Sottoposto a frazione e a momento torcente. Facciamo prima il caso in cui non c'è la torsione, va bene? Facciamo soltanto prima il caso in cui ci sia soltanto
il carico P di trazione. I dati sono diametro grande 20 mm, raggio di curvatura dell'intaglio 1 mm, diametro piccolo 10 mm. Consideriamo per il momento solo questo, cioè il carico P di 7500 N, senza considerare la torsione. Allora, innanzitutto determiniamo, qui pensato l'ho incastrato, l'ho lasciato interrotto apposta. Andiamo a considerare innanzitutto la sezione critica. Scriviamo, ripeto e ribadisco ancora una volta il concetto, non sto considerando al momento la torsione. Va bene? La vediamo dopo. Io so che la sigma per il carico di trazione è dato dal carico P, mettiamo una sigma N, indichiamola come carico nominale, diviso l'area. Allora, nel caso di sezione grande, cioè di grande, sigma N1 sarà uguale a P diviso Y di grande quadro quarti, Y guarda al quadrato, l'area della circonferenza. Se io vado a vedere invece lo sforzo lontano sempre dall'intaglio, qua non sto ragionando sull'intaglio, Y nominale 2 sarà uguale a P diviso Y di quadro quarti. Tra i due, il più pericoloso è certamente questo, perché avendo il diametro più piccolo significa che questo termine del denominatore è più piccolo, quindi questo sarà più grande. In più abbiamo detto che io ho un intaglio, quindi so che qui ci sarà un'intensificazione delle tensioni. Cioè la mia sigma non sarà questa che io vedo qui, ma sarà più alta. Come faccio a determinarla? Allora, prendo, se vi scaricate i lucidi che stanno sulla mia pagina trovate tutti questi grafici, prendo la mia figura di riferimento, conosco R01, conosco di piccolo che era, voi avete i dati più a portata di mano, che era 10, R era 1, quindi 1 diviso 10 fa 0,1, quindi sto su questa linea, giusto? Di grande su di piccolo quant'era? Era 20 credo diviso 10, quindi 2. Allora, entro con questo valore, vado fino a 2, che è questa ultima, e ho un KT di circa 2, un po' più basso in realtà, ma prendiamo 2 per fare semplicità di calcolo. Quindi la mia sigma vera, cioè la mia sigma che agisce nell'intaglio, è pari al KT di Y di quadro quarti, che è uguale quindi a 2 per P Y di quadro quarti. Ora, quanto vale questo? 7500 diviso il diametro diviso qua. Questa è la parte che vi voglio far capire attraverso l'esempio, che è la parte più importante. Che numero viene fuori? Ma tu l'hai calcolato? Forza. Zero. 191 e 08.
Quindi questo qui, sigma n nominale 2, è 191 megapascal circa. Non ho fatto la... ho fatto la giornata sigma... Cioè questa qua? Sì, quella, no, questa qua è quella di la diso, diso. Scusate. Diso. La sigma n, secondo, era 191 90, diviso 2. 95 e 54. Uguale a 95 circa megapascal. Uso i numeri pieni soltanto per farvi capire una cosa. Allora, supponete faccio un esempio banale per farvi capire dove sta il problema. Supponete che il limite del materiale, il limite di serramento del materiale, fosse un sigma di serramento pari a 180 megapascal. Se io non avessi tenuto conto dell'intaglio, avrei calcolato una sigma di 95 megapascal. Lo snervamento del materiale è 180, sto con un fattore di sicurezza che è quasi 2, il componente non rompe. Mentre nella realtà, il componente rompe perché il valore è 191, avrebbe superato lo snervamento di 180 del materiale. Quindi quando andate a progettare un componente, lì dove ci sono le variazioni di forma, bisogna prestare molta attenzione. Vediamo degli altri esempi. Questi li potete trovare sullo sci. Ah, scusatemi, era rimasta la torsione che avevamo visto. Sulla torsione andiamo a vedere qual è il KT di torsione, con gli stessi dati. Abbiamo visto che il KT dovuto a trazione era pari a 2. Il KT di torsione invece, con gli stessi dati, non so se riuscite a vedere bene, su questo diagramma 0, 1, 2, il KT di torsione, se ci fate caso, vi viene 1,45, non 2. Più basso rispetto a quello che avevamo visto prima. E questo dov'è che è importante? Supponete adesso di dover considerare le due cose insieme e di dover determinare le tensioni principali come abbiamo fatto nell'esempio precedente, in cui utilizzavamo le equazioni dei cerchi di Mohr per trovare sigma 1 e sigma 2. Quando andiamo a scrivere le equazioni che avete visto prima, la tau xy che devo considerare, quella vera, va moltiplicata per 1,45 nel momento precedente, e la sigma x di trazione va moltiplicata per 2, che è il KT. Io ve lo anticipo perché ancora noi i criteri di rottura non abbiamo visti, voi avete visto scienze, avete scritto ve la ricordo l'espressione di von Mises in questo modo: la sigma equivalente è uguale alla radice di sigma x al quadrato più 3 tau di xy al quadrato. Avete scritto questa? In questo caso io ho una sigma x e una tau di xy, perché ho trazione e la torsione. Questo lo devo moltiplicare per il KT di trazione e questo lo devo moltiplicare per il KT di torsione. Quindi, per andare a trovare la sigma equivalente in questo caso, io questa la dovrei scrivere in quest'altro modo: sigma equivalente vera è uguale alla radice di KT sigma x al quadrato più K, uso il simbolo T grande per indicare la torsione, tau di xy al quadrato con il 3 davanti. La formula da utilizzare poi diventa questa, e lo vedremo quando faremo i criteri di rottura, per cui poi la mia sigma limite io la dovrò confrontare con questa espressione per verificare se il componente rompe oppure no. Guardate adesso invece la figura che sta in alto a sinistra. Ce n'ho due di intagli, c'ho un foro e una variazione geometrica, un intaglio. Il foro qui e l'intaglio qui. Quale dei due è più pericoloso secondo voi?
calcoliamo le sigma nominali. La sigma nominale qui è data da questo carico diviso questa larghezza diviso lo spessore, quindi è 40 diviso lo spessore T, che io in realtà vorrei determinare. Al momento facciamo finta di conoscerlo, poi facciamo l'esercizio. Però è lo stesso T sia qui che qui. Sul foro quanto è la sigma nominale? Questa meno il foro, quindi è 130 meno 20, perché lì vi viene dato il raggio del foro, vero? Di 10, quindi è 130 meno 20, cioè 110, per cui io al denominatore qui c'ho 40 per T e lì c'ho 110 per T, quindi sicuramente la nominale qui è più bassa, per cui per me la sezione critica è questa, se questo componente regge qui, regge da tutte le parti. Adesso determinate T. Come si fa a determinare T? Dobbiamo sempre partire dalla conoscenza del materiale. Cosa mi manca per determinare T? Che lì non c'è scritto. Qual è l'informazione che mi viene dal materiale? Modulo di Young. No, nei calcoli di sigma il modulo di Young non c'entra niente. Quale mi serve dalla prova di trazione? Almeno il carico di snervamento, perché mi serve un carico limite. Allora, supponiamo che quello è un acciaio che ha un carico di snervamento di 280 MPa. Io voglio un coefficiente di sicurezza N pari a 1,5. Quanto vale il mio carico limite che devo applicare a quella piastra? Il mio carico limite sarà il carico di serramento, o se preferite il carico ammissibile meglio, sarà questo diviso 1,5, cioè quanto fa? 186,6 MPa. Questo è il mio carico ammissibile. Come faccio a trovare T? Io so che la sigma nominale pari a P diviso 40 che è la larghezza per lo spessore, questo mi dà una sigma vera che è pari a un KT P 40 per P. Questo termine deve essere minore o uguale di questo. Quindi il valore limite di T, il valore più piccolo di T che posso considerare, è quello che mi dà l'uguale tra i due. Quindi io andrò a scrivere, cancello qui l'osservamento, andrò a scrivere che la sigma ammissibile pari a 186,6 MPa sarà uguale a KT P 40 per lo spessore. L'unica incognita di questa equazione è lo spessore P, apparentemente, c'è il trucco. Quindi risolvendo questa equazione rispetto a T io troverei il risultato voluto, ma c'è un problema. Io devo trovare il KT. Il KT io lo leggo da delle tabelle. Vogliamo andare un attimo a vedere la tabella della piastra con l'intaglio? Questa per esempio, questa è col momento flettente. Questa. Prendiamo questa per esempio. Che cos'è che serve per il calcolo? Non abbiamo. No, il raggio c'è. Abbiamo tutto? E quanto vale KT? Il raggio era, aspettate un attimo che lo guardiamo subito,
il raggio di curvatura dell'intaglio è 7 mm. Allora, H grande su H piccolo è 130 diviso 40, quanto fa? 3,25. Che qui non ho, perché la curva più grande è 3, in realtà 3, la curva più grande. Prendo l'ultima, mi va bene, perché questi sono dei valori teorici, tenete presente. Mi fermo sull'ultima, va bene. Quanto vale R su H? 7 diviso 40. 6, 7 qui, non so, giusto? Qui sopra il K è 1,9, mettiamo. Quindi qui ci devo mettere 1,9. Metto 1,9 qui, da adesso l'unica incognita è T. E posso risolvere questo problema. Ci sono domande? Vediamo quest'altro caso. Qual è la sezione critica di questo? La sezione dove fare i conti? Vediamo, genericamente, quello che lo stato di sforzo sul generico elementino che mi viene fuori dal momento torcente, tau di xy, è pari a 16 momento torcente, o se preferite mettiamo anche nello t, momento torcente, pi greco di al cubo. Questa è la tau. Io qui diametri ce ne ho due, uno più grande e uno più piccolo. Diametro più grande e diametro più piccolo mi cambia il denominatore. La tau più alta si avrà con diametro più piccolo. Il momento è 200 newton per metro, riportatelo in millimetri per avere i megapascal, ricordatevi sui compiti. Sono 200.000 newton per millimetro. Il nominale, la tau nominale, nella sezione col diametro più piccolo, sarà uguale a 16 momento torcente pi greco 25 al cubo megapascal. Il momento torcente, questo è, se volete, 200 per 10 alla 3. Ma quello è quello nominale. Al solito devo andare a trovare il KT. Lì qual è l'elemento che manca? L'informazione che mi manca, qual è? Perché io devo trovare il KT come ho fatto prima, il KT lo vado a trovare sul diagramma. Questo, dove mi manca il raggio di curvatura. Quando vi manca uno di questi parametri, potete agire in due modi. Il primo è molto semplice, agite in maniera iterativa. Partite da KT pari a 1 e calcolate, o meglio, ipotizzate un raggio di curvatura e vedete che succede al variare del raggio di curvatura in questo caso. L'esempio che volevo fare con un altro, adesso ci arriviamo. Anche qui però poi, una volta ipotizzato il raggio di curvatura, io posso fare per iterazioni successive e fermarmi quando i due KT sono molto vicini.
provo tre raggi di curvatura, quando i KT sono vicini ho risolto il problema dalla verifica. E come faccio a farlo? In realtà in questo caso sarebbe ancora più semplice, perché io il diametro ce l'ho. Più complicata è la situazione dove io non ho il diametro. In questo caso che io ho il diametro, supponiamo al solito di conoscere il limite del materiale. La mia tau limite è pari a 70 megapascal. Allora, come faccio a determinare il raggio di curvatura? Devo imporre questo pari a, questo qui sarà uguale al mio T con N per il KT. Questo deve essere uguale a T con N per KT. T con N conosco tutto, perché il diametro ce l'ho. L'unica incognita è KT. Trovo KT da qui, entro nel diagramma con KT questa volta, conosco di grande su di piccolo, posso determinare il rapporto R su di piccolo. Di piccolo lo conosco, ho trovato il raggio di curvatura. Ho trovato il raggio di curvatura minimo che mi evita il superamento della tau limite del materiale. Chiaro? Un altro caso che vi potrà capitare negli esercizi e che accenniamo è quello in cui non avete il diametro D. Ma supponiamo, riprendiamo un esempio di questi. Prendiamo questo esempio qui. Fate finta di non conoscere il diametro. Voi il diametro non lo state vedendo. Questo non lo conoscete. Come fate a procedere in questo caso? Lo vedremo lunedì, perché faremo una serie di esercizi. Come fate a procedere in questo caso? Quello che io posso fare è sicuramente non conosco D, però so che al solito la sigma nominale, quello è un caso di frazione, sarà uguale al carico P diviso P greco di quadro quarti. Frazione, giusto? Dove questo è incognito. La sigma vera è uguale a KT per il carico nominale, ma questo non lo posso determinare, perché nei diagrammi che avete visto mi serve il diametro. Conosco per esempio il limite del materiale, ammissibile per esempio è 220 megapascal. Come faccio a determinare D? Ripeto, sto facendo un esempio in cui non li conosco questi qua. Il metodo iterativo più semplice è questo. Faccio una tabella, pongo KT pari a 1. Se KT è pari a 1, significa che la sigma vera è pari alla sigma nominale. Quindi vale questa formula, dove l'unica incognita è questa. Ma questa deve essere uguale a 220. Quindi sono in grado di determinare D. Qui, va bene? Quindi trovo un D di primo tentativo. Domande di questo passaggio? Sì. Poiché io dovrei eguagliare questo con questo, ma se io eguaglio questo con questo, di incognite ce l'ho due, perché c'ho la D che è qui dentro, va bene? Se vuole la esplicitiamo. E c'ho il KT che non riesco a determinare, perché sulle tabelle che avete visto mi serve D per determinare il KT. Allora che faccio? Pongo KT pari a 1. Così facendo ottengo un diametro di primo tentativo. Con questo entro in quei diagrammi che avete visto e mi determino il nuovo KT.
questo nuovo KT messo qui dentro mi dà un secondo diametro, giusto? E sarà di 2. Quando il KT successivo, poi con D2 calcolo il KT, se il KT che mi viene fuori con D2 è simile a questo, mi fermo, e quello per me è il diametro che stavo cercando. Altrimenti ripeto l'iterazione. In generale, per smaltire il processo di calcolo, quello che si fa, si ipotizza direttamente un diametro, si fa la verifica per vedere rispetto a questo il coefficiente di sicurezza che ho, perché se io qui dentro ci metto un diametro qualunque, sono in grado di calcolare il KT, quindi conosco questo, uguaglio questo con questo, o meglio faccio il rapporto questo diviso questo, quindi ho un coefficiente di sicurezza. Se il coefficiente di sicurezza che ottengo è simile a quello che io volevo, mi fermo, altrimenti cambio D, che è ancora più semplice da fare. Ci sono domande? Allora, la sintesi di questa lezione è che ogni qualvolta io vado a dimensionare, questo diventa importante nella progettazione, ogni qualvolta io vado a dimensionare un componente meccanico, questo componente meccanico ha delle variazioni geometriche, devo stare attento perché quelle variazioni geometriche potrebbero avere degli effetti di concentrazione delle tensioni tali che localmente la sigma supera la mia sigma ammissibile, il mio carico limite, e quindi avere rotture del componente non volute o non preventivate. Pertanto è una cosa a cui bisogna prestare molta attenzione nella progettazione. Dovendo noi prevalentemente progettare altre di trasmissione, il KT lo troveremo praticamente quasi sempre. Chiaro?